Smarti, amore, hai i pilocchi. Ok, brava Smarti, stai appoggiata così. Aspetta, che iniziamo a bagnare i capelli. Finito, adesso dobbiamo solo asciugarli. Ferma, ferma così. Smarti, Smarti, ma come stai dormendo? Ma Smarti, cosa è successo qui stanotte? Ehi, signorina, ma si potrà dormire così, assolutamente al contrario nel lettino, con i piedi sul cuscino e la testa qui in fondo? Smarti, Martina, ehi, niente. Proprio bella addormentata nel lettino al contrario, aggiungerei. Smarti, oh, finalmente. Buongiorno signorina, cos'è successo qua? Come mai stai dormendo così? Ehi. Smarti. Ti stai svegliando? Smarti. Smarti, buongiorno. Eccoti qua, amore, finalmente. Smarti, sono dall'altra parte, tesoro. Guardi la mamma? La Pony. Pony è qua. Vieni, eccolo qua il tuo pony. Smarti. Ehi, ci alziamo? Sì. Dà fastidio. Cosa ti dà fastidio, Smarti? Sei impossibile in questi giorni. Dà fastidio i capelli, mamma. I capelli ti danno fastidio? Sto davvero iniziando a pensare che dovremmo tagliarli più corti, No. E Smarti, se ti danno fastidio così lunghi, evidentemente un taglio più corto sarebbe meglio. No, mi danno fastidio tutti sopra. Sopra ti danno fastidio? Sì. Ma come mai? Ma poi che cosa significa questa cosa, Smarti? Gli danno fastidio i capelli sopra. La mamma non ha capito, Mi dà fastidio. Puoi toglierli? Cos'è che posso toglierti, Smarti, amore? Nulla. Nulla. Però anche pony. Anche pony cosa? Dai, Smarti, di un po' alla mamma che sta seriamente cercando di capire, perché qui c'è qualcosa che non va. Smarti? Qualcosa che non va. Eh sì, se continui a dirmi che ti danno fastidio i capelli. Inizio a pensare che ci sia seriamente qualcosa da guardare. Dai, facciamo così, andiamo di là in bagno con la luce e mi metto a fare un po' un'ispezione, ok? E guardiamo bene bene. Va bene. Andiamo, Smarti, dai. Dammi la manina. Ok, Smarti, mettiti qua sul fasciatoio. Aspetta, stai perdendo la manica, amore. Ok, così molto meglio. Va bene, facciamo un'ispezione adesso. Prendiamo il tuo beauty case, Smarti. Eccolo qua. Allora, prendo la spazzola, ok? Sì. E poi vuoi anche lo specchietto? Sì, mamma. Ok, allora aspetta. Eccolo qua. Questo è tuo, così ti puoi specchiare intanto che la mamma ti pettina, ok? Sì. Così controllo bene, tieni. È il mio specchio, mamma. Certo, il tuo specchio, piccola Smarti. Eccolo. Eccolo. Allora, Smarti, vediamo un po'. Prima pettino un po' i capelli. Aia. Ecco qua, c'è qualche nodino, ma non penso sia questo il problema. Insomma, ti lamenti in continuazione. Anche l'altro giorno quando abbiamo legato i capelli non andava bene, quindi non penso proprio sia una questione di nodi. Dai, adesso stai ferma, 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 che la mamma controlla bene, prima che magari tu abbia la cute un po' irritata, ok? Allora, Smarti, stai fermissima e fammi vedere qua se c'è qualche problema a livello di cute. Magari dobbiamo prendere uno shampoo più delicato? Non so, mi viene questo dubbio. Stai ferma, fermissima. Ferma, ferma, guarda la mamma qua. Smarti, non ti muovere per favore, fammi vedere meglio. Meglio? Sì, fammi vedere meglio. Ma dov'è che ti dà fastidio? Qui o qui? Dov'è che ti dà fastidio? Tutto. Tutto? Tutta la testa ti dà fastidio? Sì. Oh, santo cielo, Smarti.
Aspetta, inclina un po' la testolina, Smarty. Ecco, brava, così che guardo anche qui sotto. Ferma, ferma così. Sì, mamma. Ok, aspetta. Ma cos'è? Aspetta. Ferma, Smarty, che con questo la mamma vede meglio. Ferma così un attimo. Sono stanca. Stanca di stare ferma? Sì. Ma no, Smarty, dai, un attimino, cerchiamo di risolvere questo problema. Oh no, so fin troppo bene che cos'è questo. Santo cielo. Stai ferma, Smarty. Sì, sono ferma. Fermissima, ferma. Sono ferma. Non ci posso credere. Girati, girati così, Smarty. Sui capelli e dobbiamo toglierli. Cos'è? Sono degli animaletti un po' cattivelli, dobbiamo toglierli, Smarty. Toglierli? Sì, ma non ti preoccupare, faremo lo shampoo, ok? Ah, santo cielo, scusa, Smarty. Pensavo davvero ti stessi lamentando per niente. Meno male che ho controllato in modo un po' più approfondito. Scusa, piccolo Smarty, avevi proprio ragione a lamentarti. È la mamma che non ti credeva. Oh, Smarty, Smarty. Allora, adesso ci organizziamo, ok? Ci organizziamo per fare lo shampoo apposta, per toglierli. Facciamo un controllo generale, anche a Mati, anche a Danny. Togliamo le lenzuola. Eh sì, Smarty. Mati, amore, ti sei svegliata? Eccoti qua che paghi come al solito. Vuoi andare in cucina a mangiare? Sì. Buongiorno, polpetta, hai dormito bene? Sì. Ok, prima di fare colazione però mi fai vedere un attimo i capelli? No. Ma sì, ma ti devo controllare una cosa, amore, hai dormito anche col fiocco. Ma ti vuoi biscotti e torta e succo? Vuoi biscotti, la torta e il succo? Ok, amore, ma prima di biscotti, torta e succo io direi che controllo una cosina, ok? Oppure ti do un po' di succo, qualcosa da mangiare e intanto ti controllo i capelli, va bene? No. Vieni, Matti, metti bene le gambine. No, così, ok. Seduta bene? Ok. Grazie. Allora, ti do questo intanto così ti intrattieni mangiando un po'. Scotta, scotta. Niente, ok. Dopo arriva anche il succo, arriva anche il resto, ok? Però la mamma intanto controlla una cosa. Matti? Sì, Matti. Hai. Un attimo, Matti. Si è un po' impigliato perché hai dormito col fiocco, amore, ok. Fammi. Fammi, to. Tieni un po' di questo. Ok, allora fammi controllare qua. Buono? Aspetta, eh. No, Matti, non far cadere le cose, mamma mia. Aspetta, Matti, fammi vedere qua. Fammi vedere. Allora. Oi, 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 no, Matti. Aspetta, fammi vedere. Santo cielo. Pronto? Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione. Sì, volevo chiederle, avete disponibile lo shampoo per bambini contro pidocchi e rendini? Matti. Ah, non lo avete in casa al momento. Ok, va bene. Matti. Ok, grazie lo stesso, arrivederci. Matti, sei impossibile. Dai, vai a giocare, Matti, vai a giocare. Santo cielo. Oh. Ok, qui niente. Vediamo se c'è qualcun altro che lo ha disponibile, altrimenti è anche inutile andare. Vediamo un po', proviamo questo. Allora, vediamo un po' questo qua. Matti, non ti far male, eh? Neanche una telefonata riesco a fare. Matti, è pronto? Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione. Avete disponibile lo shampoo contro pidocchi e rendini per bambini? Sì? Ok, perfetto. Ok, perfetto, vengo a prenderlo, grazie mille. Arrivederci. Ah, meno male.
Danny dorme ancora, Mattia e Smarty possono aspettare insieme alla nonna. Bluebell viene insieme a me. Vieni qui, Bluebell, amore. Eccoli qua. Hai perso i piedini nella tuta? Cucciola. Sei così mini. Aspetta. Allora, mettiamo le cinture. Dobbiamo andare in macchina anche. Per un tratto breve, ma la farmacia qui vicino non ha quello che ci serve. Quindi dobbiamo andare all'altra. Ok. Mettiamo anche qualcosa sulla testolina. Mi mette un bel fiocco gigante la mamma. Vediamo un po' come ti sta. Amore, sei troppo carina. Piccola e dolce Bluebee. Ciuccio. Ecco qua, amore. Ok, Bluebee, ci siamo quasi. Ok, allora, mi metto qualcosa di un pochino più pesante per uscire, visto che il tempo non è proprio il migliore di sempre. Ok, questo andrà benissimo. Bene, ora sono con la nonna, sono tranquilla. Bluebee è con me, la borsa la posso prendere da sotto e possiamo andare. Andiamo, Bluebina. Arriviamo subito, queste emergenze. Beh, la chiave posso lasciarla così. A dopo! Eccoci qua. Ah, finalmente a casa. Beh dai, non ci abbiamo messo tanto, Bluebina. E abbiamo il bottino. Dov'è la mia piccola? Dov'è la mia piccola? Bluebee. Vieni amore. Oissa. Ok Danny, allora la mamma non si è neanche tolta la felpa da quando è rientrata. Tu sei già una piccola cozza. Meno male che ti ha già vestito la nonna. Così almeno di quello non devo preoccuparmi. Mattia e Smarty devono essere ancora in pigiama. Ma non fa niente perché abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci. E devo fare un controllo anche a te. Andiamo. Eccoci qua. Stai seduto Danny amore. Ci metto pochino pochino. Ok, fermo, Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' come andiamo. No, Dani, devi stare fermo, amore. Allora. No, Dani, sembra tutto a posto. Vediamo qua sotto. Sembra tutto a posto, Dani. Quindi è solo un problema di Mattia e Smarty, che si scambiano anche le mollettine, i fiocchetti e tutto quello che possono. La mamma è molto contenta se andrà bene a posto. Sì, sembra tutto ok. Sì, ok, allora evitiamo troppi contatti con Mattia e Smarty, soprattutto in questi giorni. Ok Danny, magari adesso ti metto a giocare di qua. Con l'orso, con la batteria, con quello che vuoi, mentre io mi occupo delle tue sorelline e sorellone. Smarty, amore, siamo ancora qui oggi, Sì. Ti danno ancora tanto fastidio i capelli? Sì. Adesso risolviamo, La mamma è andata a comprare un prodotto apposta, poi anche uno shampoo bello delicato. Così è perfetto, sia per te sia per Mati. Allora, io direi che iniziamo a mettere il prodotto sui tuoi capelli, che deve stare in posa un attimino. E poi lo mettiamo anche su quelli di Mati, così poi possiamo fare lo shampoo a tutti, sciacquare bene. Allora, vediamo un po' cosa ho preso in farmacia. Questo è il prodotto da applicare prima, quindi mettiamolo qui, che adesso ci occupiamo di quello. E poi ecco qui anche lo shampoo. Allora, qui da qualche parte ci dovrebbe anche essere la ciambella, quella che meno male, questa per lavare i capelli dopo. Bambi. Sì, questo è lo shampoo che utilizzeremo dopo e a Bambi. Adesso lo apriamo, vediamo un po'. Bello! È davvero carinissimo. Sei contenta, Smarty, che laviamo i capelli con questo dopo? Sì. Ok, allora. Ho messo un po' di prodotto sulle mani, adesso lo mettiamo anche qui sulla cute, lo lasciamo agire. Bagnato. Sì, Smarty, perché è una specie di shampoo questo, Ok. Lo mettiamo su tutti i capelli, così, ok. Mati, vieni qua anche tu, amore.
No. Dai, Matti. No. E devi venire qua per forza, cucciola. No, Matti, no. Matti, no. Matti, girati, amore, che lo mettiamo anche dietro. Oh, Issa, bravissima. Stai così, che adesso la mamma prende altro prodotto. Matti, per questo. Sì, Matti, quello lo usiamo dopo. Smarty, stai di qua, amore. Sì. Stai di qua, dai, che tra qualche minuto poi possiamo sciacquare i capelli. Matti, devo mettere anche sui tuoi capelli lo stesso prodotto che ho messo Smarty. No. Beh, che tu lo voglia o no, Matti, dobbiamo farlo, quindi. Vieni qua. Ok, ferma. No, dai. Allora, come va, piccoline? Va bene, mamma, ma possiamo togliere. Adesso tra poco lo sciacquiamo. Ok, Smarty, allora, mettiti seduta qua. Iniziamo a vedere un pochino come organizzare il lavaggio dei capelli. Allora, io metterei questo, e così magari evitiamo un po' di pianti che si possono evitare, almeno quelli, Cos'è, mamma? È una cosa che non dovrebbe farti andare l'acqua negli occhi. Vai. Ecco, così dovrebbe essere a posto. Sì, ok, Smarty. E puoi girarti così, amore. Ecco, perfetto. Almeno c'è il lavandino dietro, io riesco a lavarti i capelli, ok? Ok, brava Smarty, stai appoggiata così. Aspetta, che iniziamo a bagnare i capelli. Basta! Smarty, ho appena iniziato, che basta! Aspetta, Smarty, posso togliere un attimo questo? No! Ma guarda che non ti faccio andare l'acqua negli occhi, Smarty. Un attimino così vedo solo se la parte sopra riesco a sciacquarla bene. Aspetta, poi facciamo lo shampoo, ok? Ok. E li insaponiamo, va bene? Ecco qua. Ora gli facciamo fare tanta schiuma. È un po' scomodo lavare i capelli nel lavandino, però almeno così sono sicura che il trattamento vada a buon fine. Giusta la temperatura? Marti, è troppo calda? No. Adesso li abbiamo sciacquati, però io metterei un pochino di balsamo perché sono davvero davvero secchi. Quindi direi che adesso ti prendo il balsamo. Eccolo qui, guarda. Il balsamo, amore. Così con l'acqua te lo metto sui capelli, facciamo un pochino ammorbidire. Ok, Smarty, amore. Finiamo di sciacquarli di qua. Ecco qua. Ti tengo io, Smarty, non ti preoccupare. Ok, Smarty, molto bene. Molto bene, finito. Finito, adesso dobbiamo solo asciugarli. Ok. Mettiamo subito questo, Matti? No. Invece sì, se no poi sei tutta bagnata, ok? È fredda. Non è fredda. Basta. Basta, dai, con te ci mettiamo di meno, Matti. Meno. Ecco qua, mettiamo un pochino di acqua. Ok. Pronta? Dai che insaponiamo bene. Insaponiamo. Schiuma. C'è la schiuma, senti la schiuma? Sì. Bello. Adesso ci sciacquiamo, ok? Vediamo se riesco a sciacquare i tuoi capelli qui sul lavandino. Stai su, Matti. Almeno il grosso torniamo così. E poi magari con il doccino finiamo bene. Sì. Ok. Ferma così. Matti, brava. Sei stata brava? Sì. Sì, sei stata brava, dai. Oggi devo dire che più o meno avete collaborato, Meno male, perché poi questo trattamento andrà rifatto almeno un'altra volta, quindi sarà meglio che collaboriate, altrimenti io non so proprio che cosa fare. Ok. Ma guarda.
Guardatevi come siete belle, pulite e profumate. Primo trattamento fatto. Adesso cambiamo anche i vestitini, biancheria del letto e tutto quanto. E poi tra qualche giorno si ripete. E nel frattempo speriamo che Danny vi sia lontano, almeno per un pochino.